il saper davvero trasformare gli eventi estivi in momenti culturali, in momenti di aggregazione sociale. Questo lo spirito di Restate a Leporano. Un evento davvero particolare, oramai è una tradizione consolidata negli anni, musica nei vicoli, quest'anno siamo Musica nei vicoli 3.0, un evento itinerante nel centro storico di Leporano, musica, pittura, arte di strada, letteratura, artigianato, enogastronomia. Dottoressa Lotta, vice sindaco di Leporano, nonché assessore al ramo, assessore agli spettacoli. Evidenziavo questo modo di distrarsi, di vivere insieme una calda, torrida estate, ma fare anche cultura a 360 gradi attraverso le varie manifestazioni artistiche. Oggi 10 agosto è una giornata caldissima. Noi come amministrazione comunale abbiamo voluto organizzare degli eventi per accogliere i turisti che arrivano da ogni parte d'Italia. Il nostro cartellone prevede 60 appuntamenti, siamo diciamo a metà percorso e oggi siamo qui per parlare di Musica dei Vicoli. Musica dei Vicoli che è un evento itinerante nel centro storico dove ha visto ieri una marea di gente con la presenza anche dei Vego 80 e dei Custom Sound, però c'è anche la presenza degli artisti di strada e invece stasera avremo i White Queen. Io un ringraziamento lo vorrei fare a tutte le associazioni che hanno collaborato, iniziando dall'associazione Smile, Pignatelli, poi la Proloco, ma anche Anna Giulia Caprio con I Colori dell'Anima, Letizia Lisi, ma soprattutto Nova Puglia, soprattutto alla parte diciamo, che ci ha supportato, al gruppo dei giovani, dei nostri giovani che hanno curato la parte diciamo artistica e sono Fabio Franchini, Pagliaro Giovanni e Alex Pisconti. Io devo ringraziare perché non è un lavoro facile organizzare un evento del genere, c'è tanta abnegazione e tanta passione per il territorio. Noi amiamo il nostro territorio, ce la mettiamo tutta affinché possa decollare questo turismo. Ed ora ci confrontiamo con coloro i quali fanno parte della direzione artistica. Cominciamo da Giovanni Pagliaro. Insomma, le caratteristiche proprio tecniche, chiamiamole così, artistiche di questa edizione. Sì, allora innanzitutto parto col dire che Musica nei Vicoli, per come noi l'abbiamo strutturata, è un contenitore culturale artistico a 360 gradi, quindi abbiamo musica, abbiamo pittura, abbiamo arte, abbiamo letteratura, artigianato ed enogastronomia. Per quanto riguarda la musica, diciamo il ramo dove noi abbiamo comunque puntato, ovviamente quanto appunto la manifestazione si chiama Musica nei Vicoli, abbiamo spaziato, quindi dando anche la possibilità, a dei giovani ragazzi che stanno puntando appunto sul loro futuro, sulla loro musica. Infatti oggi avremo ben due situazioni di musica live inedita, il che è una cosa appunto che ci rende orgogliosi, perché vuol dire che il territorio tarantino, la musica tarantina è viva e può essere quindi una cosa buona per tutti noi. Alex Pisconti, gli aspetti che lei ha maggiormente trattato, gli aspetti artistici, tecnici. Allora, insieme agli altri due colleghi, Giovanni Pagliaro e Fabio Franchini, abbiamo curato soprattutto il lato artistico, quindi è stato un po' già detto tutto dagli altri miei collaboratori. Vorrei sottolineare il bello che questa manifestazione esprime, cioè si respira aria di positività, perché poi tutto sommato è una vera e propria mostra d'arte a cielo aperto, quindi comunque c'è un'energia che si tocca con mano, perché c'è voglia di vedere, di conoscere, e si dà la possibilità di mostrare le arti dalla più conosciuta, l'arte di nicchia, l'arte di strada, la musica popolare, musica etnica, musica pop, musica rock, artigianato, ed è bello vedere la curiosità delle persone, non solo nel vedere
questa, ritorno a dire, questa mostra d'arte a cielo aperto, però anche a vedere i vicoli del centro storico, a vivere il castello Muscettola, che è un gioiellino che molto spesso non conoscono. Quindi comunque io vedo solo lati positivi e siamo ben felici di respirare tutta quest'aria buona. Fabio Franchini, altro componente della direzione artistica di Musica nei Vicoli. Arte a 360 gradi, musica in primis. Sì. Non solo musica in questo evento che quest'anno si è raddoppiato di due giorni, abbiamo anche pittura e poesia, quindi un connubio perfetto per ovviamente valorizzare il nostro territorio. Possiamo definirla questa manifestazione quasi una residenza artistica, visto ovviamente numerosi artisti presenti in queste due giornate. Quasi 20 musicisti, 6 postazioni musicali, 4 associazioni anche di arte visiva, artigianato, un po' tutto per cercare di ovviamente di far venire qui tutti i turisti per ovviamente divertirsi insieme con noi, passare delle piacevoli serate sia con l'arte che ovviamente con la musica, che è l'elemento fondamentale di questa manifestazione. Piero Veneri nel ruolo di Freddie Mercury, White Queen. Beh, una Leporano che è ansiosa, qui siamo nel backstage, di gustare, di rivivere i Queen. Buonasera innanzitutto e avviva la Puglia Channel da Piero Veneri dei White Queen. Siamo qui nel backstage, come ben dicevi, siamo in attesa e manca ormai poco per far rivivere grandi emozioni al grande pubblico che ci sta attendendo, quindi in primis al Leporano, ma sono ben sicuro che saranno giunti tutti gli altri paesi limitrofi, perché la musica dei Queen è una bomba, insomma, che ha colpito tutto il mondo, è riuscito ad esplodere il fenomeno dei Queen anche nell'universo ormai, perché sappiamo bene che il cantante dei Queen è una stella intramontabile e quindi oggi in questa serata dedicata alla notte delle stelle, quindi al nostro San Lorenzo, io credo di poter essere la stella più luminosa in tutto il panorama universale. Ci sarà il meglio del repertorio dei Queen? Beh, inevitabilmente i grandi tormentoni non possono mancare, anche perché a noi piace accecare il pubblico, renderlo partecipe, e vogliamo che ognuno di loro, a ogni singola e primordiale nota, possa riconoscere il brano e quindi seguirlo con grande passione. E da un evento di Restate a Leporano ad un altro, è la volta di Pizzica e Pettole, ovvero ballo, divertimento e sana gastronomia, l'esaltazione delle tradizioni leporanesi. Gustiamocele tutte. Anche questa manifestazione rientra nel cartellone di Restate a Leporano. Questa sera abbiamo Pizzica con i Don Pizzicati, ci sarà una serata all'insegna veramente dell'allegria e della pizzica, delle tradizioni. Un ringraziamento va all'associazione L'Arcobaleno, perché in questa serata ci faranno degustare i prodotti tipici, diciamo, locali, quale la pettola all'arcobaleno. E la piazza è piena, c'è tanta gente che sta aspettando che inizi questa bellissima serata, e abbiamo fatto di nuovo centro e che dire, Restate a Leporano. Buonasera, sono Michele Luciano, presidente dell'associazione culturale e musicale Don Pizzicati. Questa sera ci esibiremo in piazza Leporano. Allora, i Don Pizzicati è un progetto che nasce all'incirca 5 anni fa. Tutti si domandano perché Don Pizzicati. Prendiamo questo nome da un brano degli Officina Zoe, Don Pizzica, che per noi rappresenta il giusto compromesso tra l'innovazione e la tradizione della pizzica. Bisogna sempre conservare le tradizioni, ma esprimerle in una musicalità un po' diversa, un po' moderna. Proprio per questo c'è qui il direttore artistico, il maestro Massimo Santoro, che si occupa della direzione artistica e della musica del gruppo. Sì, solo due parole per dire che in realtà il nostro progetto è nato con lo scopo di dare a questo genere musicale, quello della musica popolare, diciamo, un tocco diverso, un tocco appunto con, riarrangiando appunto i brani della tradizione con
in maniera più arricchita, se vogliamo usare questo termine, con arrangiamenti ben curati, dettagliati, e non nella solita maniera tradizionale, cercando appunto di trovare il giusto compromesso tra la tradizione e l'innovazione. Questo devo dire grazie a tutti i componenti del gruppo che mi hanno seguito e ancora continuano a seguirci, no? in questo cammino che spero sarà sempre più prospero. Grazie e buonasera. Allora, noi tra poco iniziamo, mi raccomando, non mancate. Buonasera, sono il presidente dell'associazione L'Arcobaleno di Leporano, mi chiamo Lina Tartariello e ci piace portare avanti queste nostre tradizioni e quindi questo è il quarto anno che presentiamo pizzica e pettole. È un connubio perfetto, quindi la gente vedo che si diverte, abbiamo riempito la piazza ed è un grande onore fare questa bellissima manifestazione, naturalmente con la collaborazione dell'amministrazione comunale, quindi ringrazio l'avvocato Angelo D'Abramo e il vice sindaco, l'assessore e dottoressa Yolanda Lotta. Che dire, siamo emozionati perché è una serata bellissima e quindi vi auguro altrettanto di passare questa bella serata. Io non vedo l'ora che iniziano per poter andare a ballare e naturalmente se venite assaggiate le nostre pettole all'Arcobaleno. Grazie, buon divertimento. Bene, andiamo con la presentazione dell'Arcobaleno. Abbiamo la signora Elvira, abbiamo Adele, abbiamo Silvana, abbiamo Arrigo, abbiamo Giulia. Naturalmente fuori ci sono gli altri componenti, prego di seguirmi. C'è Roberto, Mimmo, c'è Enzo. Al vino abbiamo Franco, abbiamo Gianni, Rosaria, Filomena e Antonietta. Siamo un bel gruppo, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti per quello che facciamo. Grazie e buon divertimento. Alla cassa invece abbiamo Gino. E abbiamo anche Pasquale. Abbiamo anche Pasquale. E naturalmente la mia amica d'infanzia, il vice sindaco, la dottoressa Yolanda Lotta. Grazie. Buonasera a tutti, sono la dottoressa Cosma, presidente di commissione per quanto riguarda la delega al turismo. Vorrei dire due parole importantissime. Stasera vorrei ringraziare soprattutto la riuscitissima serata, diciamo fatta con la collaborazione soprattutto del presidente dell'associazione Arcobaleno. Devo dire ha animato il paese veramente con determinazione, perché non sono tanto facili che possono riuscire queste grandi manifestazioni, però voglio ringraziare l'associazione Arcobaleno e soprattutto la presidente, la signora Tartariello, e soprattutto anche il vice sindaco che ha praticamente voluto fortemente questa serata. Grazie a tutti, buonasera. Ora proseguono gli eventi di Restate a Leporano, una grandissima quantità e varietà di momenti, da quello degli spettacoli al momento culturale. E questa sera ci occupiamo di cultura, abbiamo infatti la preziosa presenza del notissimo giornalista corrispondente da Londra, Antonio Caprarica, che presenta a Leporano, nel Castello Muscettola, la sua ultima fatica letteraria, L'ultima estate di Diana, un testo che vuole analizzare Diana nella sua dimensione umana, materna. Restate a Leporano, un altro dei tantissimi eventi che stanno caratterizzando l'estate leporanese, non solo ionica, regionale. Questa sera ci occupiamo della presentazione di un
presentazione e trattazione di uno splendido libro, L'ultima estate di Diana, del notissimo Antonio Caprarica. Un momento per fare cultura, per analizzare anche un momento storico, la vita di Lady Diana. Siamo con il vice sindaco di Leporano, la dottoressa Yolanda Lotta. Sì, anche questa manifestazione rientra nel cartellone Restate Leporano. Per noi, per Leporano, è un onore avere il giornalista nonché dottor Antonio Caprarica. Questa sera sarà qui a presentare il suo libro, L'ultima estate di Diana, con a coordinare il tutto sarà Nicla Pastore. Diana rimane, diciamo, un mito per gli italiani, una donna semplice, vera. Vista più come donna, come mamma, che come regnante. Una donna vera, sì, vera, però anche con le sue fragilità, che poi, voglio dire, l'abbiamo persa in quel maledetto tunnel. Per l'occasione doneremo al dottor Antonio Caprarica un quadro dell'artista Diana Giulia Caprio, che si è cimentata proprio nel realizzarlo, ci ha messo un paio di mesi per realizzare questo quadro, ed è veramente una chicca perché rappresenta la Lady Di e le perle. Ecco, sentiamo proprio l'autrice. È un frammento della vita di Lady Diana, in cui poi ho rappresentato delle perle del vestito che si spezzano, come anche la collana di perla che si spezza, quindi di lì la perla spezzata, quindi una vita spezzata. Il suo nome? Caprio Anna Giulia, maestra d'arte. Si vede appunto alla luce della qualità dell'elaborato. Quindi dicevamo, vice sindaco, un momento di cultura, un momento di storia, la capacità di analizzare qualcosa che Caprarica, uomo tipico delle tradizioni inglesi, ci sa rappresentare. Tradizione inglese, però sappiamo che l'eccese, no? È della persona della nostra terra, e sicuramente stasera avremo il piacere di sentirlo e di apprezzarlo. Siamo insieme ad Antonio Caprarica e al suo libro, alla sua fatica letteraria, L'ultima estate di Diana, un'analisi di quella dell'ultima estate, appunto, della sua vita, come si legge senza esprimere giudizi e pregiudizi, ma focalizzandosi sull'aspetto umano della principessa. Sì, e sul valore della sua presenza nella storia inglese dell'ultimo Novecento, sui cambiamenti che la sua personalità esprimeva. Bisogna stare attenti a non pensare che la vicenda di Diana sia una di quelle vicende individuali che si racchiudono nella morte di un personaggio anche famoso, ma alla fine dei conti non più rilevante di tanto rispetto al mito o all'immagine sui media. No, Diana ha incarnato dei cambiamenti profondi nella società inglese, che hanno a che fare con la liberazione delle donne, anche con il mutamento di abitudini sociali, no? Rispetto a un paese, ad esempio, come si dice, stiff upper lip, col labbro superiore rigido, che non si emoziona mai, che non piange, non ride mai. Invece Diana era una donna che, nel dare libero corso alle emozioni, esprimeva anche una ribellione rispetto agli stereotipi del paese in cui era cresciuta. Una donna forte o fragile? È Candle in the Wind, come canta Elton John? Sì, io penso che fosse Candle in the Wind, che fosse una donna molto fragile, però paradossalmente questa fragilità è stata la sua forza, è stata la grande forza che le ha consentito di vincere il sostegno della gente, e questo sostegno di milioni e milioni di persone ha rappresentato la forza del suo messaggio, che si è imposto purtroppo non durante la sua vita, ma con la sua morte. Su quella morte si sprecano dicerie e leggende metropolitane. E leggende sono, è una morte banalissima, ma noi fatichiamo sempre a riconoscere la possibilità che i miti possano morire in un modo così mediocre, nel modo in cui possono morire tutte le persone normali. Purtroppo fu un incidente banale, stupido, dovuto alle carenze, alle falle nel sistema di vigilanza, e questo ha prodotto un risultato che poi naturalmente, grazie ai media, ai pettegolezzi planetari, è diventata una voce ricorrente, il complotto, l'idea del l'eliminazione, tutto questo è una sciocchezza. Questo era chiaro sin dall'inizio del disastro, di quella tragedia, oggi lo è ancora di più. La verità è che dobbiamo accettare l'idea che anche i miti possano morire come le persone normali.
Sì, benvenuti a tutti e buonasera in questa magnifica cornice del Castello Muscettola. Questa serata incornicia anche quella che è la settimana, o meglio saranno effettivamente una decina di giorni, che l'amministrazione comunale nel cartellone leporanese, dell'estate leporanese, dedica alla cultura. Oggi è 23 di agosto, quindi astronomicamente siamo nel cosiddetto cielo della Vergine, cioè il cielo di fine estate. Cielo di fine estate, la fine dell'estate rappresenta sempre quel momento dove tutta la parte un pochettino più goliardica, più vivareccia, se si può dire, viene meno e ci andiamo un attimo a soffermare sempre di più su alcune tematiche importanti. Oggi partiamo con questo periodo che poi vi invito a continuare a frequentare il 29, dove presenteremo un libro sul Leporano scritto da Italo Schirano, e poi il 2, 3 e 4 di settembre, dove ci sono tre altre manifestazioni importanti, tra cui il premio Satirion per l'archeologia, che è un premio internazionale, e anche il 4 una dedica di Emidio Greco, un altro grande leporanese, un regista di fama internazionale. Quindi apriamo con Antonio Caprarica, chiudiamo con il Satirion ed Emidio Greco, e la cultura riveste fondamentalmente un ruolo sempre maggiore, ma non perché lo diciamo noi a Leporano, perché è la base di tutti i nostri investimenti e anche la base delle nuove generazioni. Quindi dedicare in un cartellone così ricco anche tanti momenti alla cultura, all'approfondimento, e oggi con il dottor Caprarica, che seguo molto da quando era corrispondente da Londra, notissimo giornalista, è sicuramente un là fondamentale. Grazie. Restate a Leporano, una serata dedicata ad Antonio Caprarica e al suo libro L'ultima estate di Diana, quindi trattazione e presentazione di questo testo, ma all'Atere una mostra di quadri che vede proprio protagonista, vede eccellere l'elaborato di Anna Giulia Caprio, che è appunto l'autrice di questa opera ed è maestra d'arte. Ecco, ci dica com'è nata questa ispirazione, il lavoro che lei ha profuso per la realizzazione di quest'opera, ma anche poi un po' di tutta la mostra, perché vediamo davvero degli elaborati eccellenti. Beh sì, qui diciamo facciamo da cornice con i miei allievi, no? I corsisti della mia galleria d'arte, quindi loro hanno fatto delle opere che hanno esposto questa sera, mentre la mia opera è nata proprio pensando a Lady Diana, al libro del dottor Caprarica, e di lì è nato quest'opera che poi si vedrà, La perla spezzata. E ho preso dei frammenti della vita di Lady Diana, quindi una collana che si spezza, e lei una donna meravigliosa, una perla, e di lì La perla spezzata. Un altro evento dell'estate leporanese, e noi come Polifemo vogliamo dare lustro ed impulso a certe iniziative che fanno crescere il territorio. Davvero significativa il premio di questa sera Donna dei Due Mari, una iniziativa che vuole premiare quelle eccellenze femminili che si sono distinte nell'ambito dell'area ionica. Leporano, una piazza davvero traboccante, con persone che hanno lasciato il segno attraverso la propria attività quotidiana. Anche questa è Restate a Leporano. Donna dei Due Mari, un appuntamento fisso per Leporano, siamo alla decima edizione, un riconoscimento per l'impegno delle donne della comunità ionica. Lei, vice sindaco Lotta, dottoressa Lotta, è una donna e quindi apprezza particolarmente l'impegno di queste sue concittadine e non, che vengono omaggiate questa sera. Riflettiamo anche sul ruolo della donna, è importante al giorno d'oggi che venga tenuto nella giusta considerazione.
Sì, le donne le troviamo in tutti gli ambiti, no? Però nell'ambito dell'amministrazione comunale, voglio dire, il tocco femminile si vede sempre. Anche questa manifestazione del Donna delle Mare rientra all'interno del cartellone L'estate a Leporano. È alla 7ª edizione, e non solo un premio alle eccellenze femminili del territorio che si sono distinti, ma ci sono anche dei premi speciali. Premi speciali, quali delle menzioni e dei premi speciali. Un premio speciale l'abbiamo alla dottoressa Pascadopoli del B&B Marelluna, l'associazione ANTA, il movimento Shalom, Agata Papa, nonché ex sindaco di Leporano, Simona Cipollaro come donna coraggio, e i premi classificati dei tornei Sant'Emidio. Che dire, questa è una serata di fine estate, tanta bella gente, la manifestazione non è soltanto premio, ma è anche arte, cultura e spettacolo. Carla Pascadopoli, titolare del B&B Mare e Luna, è una delle donne premiate qui a Leporano nell'ambito dell'evento Donna dei Due Mari, un riconoscimento per la sua attività imprenditoriale, il coraggio di una donna che appunto all'insegna del mare, all'insegna delle bellezze naturali, ha fatto impresa, e fare impresa significa far girare l'economia. Certo, io gestisco il Bed and Breakfast Mare Luna ormai da 3 anni, questa è la 4ª estate, e l'esigenza di aprire un Bed and Breakfast, una struttura ricettiva a Leporano, è nata proprio dal voler promuovere il nostro territorio al di fuori della nostra regione. Infatti quest'anno c'è stato un incremento abbastanza elevato, notevole, sì, di presenze anche straniere. Ho avuto dei clienti dalla Francia, dal Belgio e dall'Inghilterra. Certo, non è semplice mettersi a confronto con delle culture diverse dalla nostra, però ci sono riuscita. E penso che... Per sprovincializzare il territorio e inserirlo all'interno di un circuito nazionale ed internazionale. Internazionale, infatti spero di allargare ancora di più il nostro orizzonte, far conoscere il territorio leporanese anche ad altre nazionalità, ad altre civiltà ed altre culture. Leporano, Donna dei Due Mari, un altro evento, un evento importantissimo all'interno del cartellone Restate a Leporano, premiata proprio come donna che si è distinta per la provincia ionica, Agata Papa, già sindaco di Leporano tra gli anni 60 e 70, dal 64 al 70. Sì. Beh, la sua soddisfazione questa sera? Davvero tanta, e non me l'aspettavo, perché non ho mai pensato di meritare premi. Quello che ho fatto l'ho fatto sempre col cuore, è stata una bellissima esperienza quella di essere sindaco tanti anni fa. E oggi ringrazio l'associazione, Don Pasquale che ha preposto il mio nome, e tutti quelli che hanno contribuito a questo evento, che è veramente bello. È cambiato molto da quell'epoca ad oggi, la città, la politica... Pensi che allora Leporano era un paese di 1860 abitanti, e davvero una vita semplice ma bella, però aveva bisogno di tante cose, tante. Abbiamo fatto costruire le scuole elementari, il palazzo del comune, ma tante cose, infrastrutture, che le devo dire, anche educazione civica per portare tutti quanti i cittadini a collaborare insieme, perché il mio mandato è stato sempre di collaborazione sia con tutti gli assessori, consiglieri, sia col popolo di Leporano, che le devo dire mi ha tanto amato, che ancora oggi mi riempie di affetto e di stima. Donna dei Due Mari premia Camilla Lazzoni, direttrice del CSV Taranto, un riconoscimento per il suo impegno nel sociale alla guida di questa realtà. Sì, quindi io lo considero un riconoscimento non tanto a me, non a Camilla persona, ma anche a lei per il suo impegno personale proprio. Assolutamente, ma lo considero un riconoscimento al CSV, all'impegno che questa struttura ha messo in questi anni per promuovere e far crescere il volontariato di terra ionica, e speriamo con dei buoni risultati, per far crescere la cultura del volontariato all'interno della nostra comunità. Quindi è un premio che condivido molto volentieri, innanzitutto con tutti i volontari del nostro territorio. È davvero bello porre l'attenzione sul contatto con la gente, soprattutto con la gente in difficoltà. È questo il significato profondo, l'essenza del sociale, dell'impegno nel sociale.
Sì, è il dono di sé, del proprio tempo, delle proprie capacità, di quello che si è e si sa fare per gli altri, per la propria comunità, perché possa vivere momenti migliori, a partire dalle persone in difficoltà, chiaramente. L'ottima riuscita del premio Donna dei Due Mari qui a Leporano nell'ambito dell'estate leporanese, dell'evento Restate a Leporano, beh, il merito va anche ascritto a New Ballet, che si è occupata appunto degli aspetti artistici, e abbiamo qui presente la direttrice Floriana Brunelli. Tanto lavoro per dare, ripeto, una immagine artistica del ballo qui a Leporano. Donne premiate e ballo. Beh, sicuramente Donna dei Due Mari, ormai alla 10ª edizione, vuole essere veramente un omaggio alle donne, perché ormai da 10 anni curiamo la direzione artistica e cerchiamo di dare sul palco il meglio di noi attraverso tutte le protagoniste del nostro percorso. Quindi ci saranno ballerine, ci saranno cantanti, musiciste, ci saranno donne che si occupano del sociale, dell'imprenditoria, donne che hanno a che fare col mondo delle istituzioni. Quindi davvero uno spettacolo a tutto tondo, dove si potrà godere sia del momento di riflessione che del momento di spettacolo. L'associazione Arcobaleno nel Cuore viene premiata qui a Leporano nell'ambito di Donna dei Due Mari per l'impegno profuso nel sociale. Ricordiamo, per capirci, che sono loro gli ideatori, gli inventori di quella famosa maglietta che con Nadia Toffa, Yes Patch per te, ha avuto un successo davvero nazionale. E allora parliamo con la donna premiata, Dora Caporusso. Beh, certamente una soddisfazione, una donna premiata per un'iniziativa nobile nel sociale. Beh sì, grande soddisfazione. Comunque questo è uno dei nostri progetti, perché noi siamo un'associazione giovani e quindi l'idea comunque è nata da loro, del mini bar, e noi gli abbiamo dato supporto, quindi si sono appoggiati all'associazione e sono loro gli ideatori della maglia, diciamo. È stata una cosa, un connubio, un'azione così. Sì. La nostra è un'associazione appunto di quartiere, è atta a prendere i ragazzi dal quartiere, dal territorio, e poi è nato questo grande progetto e quindi è stata veramente esplosiva il tutto. Questo bar, piccolo bar, che ha fatto storia, Walter Carone. Beh, diciamo che vogliamo usare una canzone cara di Gino Paoli, che è Quattro Amici al Bar. È sostanzialmente un'idea nata proprio da Quattro Amici al Bar, nel momento in cui una biondina si è presentata per un servizio televisivo sul solito inquinamento a Taranto e il titolare del bar, Ignazio D'Andrea, le ha donato questa maglietta che lei ha indossato in trasmissione, che a un certo punto, come si suol dire oggi, è diventata virale. Di là si è sviluppato un progetto a supporto per il reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Come è andata a finire lo sappiamo: abbiamo distribuito 45.000 magliette, abbiamo raccolto 450.000 euro donati alla ASL di Taranto. È un successo di tutti, grazie a voi anche. Lucia Parente è una delle premiate dell'evento Donna dei Due Mari, ricordiamolo. Lucia Parente è presidente dell'associazione Shalom, dunque si vuol premiare il suo impegno nel sociale, soprattutto in un momento in cui il razzismo purtroppo oggi imperversa, l'ignoranza e la crudeltà non conosce limiti. Sì, diciamo che noi come Movimento Shalom realizziamo progetti strutturali autosostenibili, cioè scuole, adozioni a distanza, un centro maternità abbiamo fatto per le donne che partorivano per strada, io mi riferisco al Burkina Faso, un paese dell'Africa il più povero in assoluto. Quindi noi cerchiamo di creare quei presupposti affinché i nostri fratelli africani possano rimanere nel loro paese e dare loro delle possibilità per migliorare le loro condizioni di vita, perché abbiamo visto che questo travaso dell'Africa in Italia non sta
portando buoni risultati. Ecco perché la mia associazione, sono 40 anni che fa proprio questo, cioè si reca sul posto e, come dicono il vecchio detto, come dice il vecchio detto cinese, diamo la canna e insegniamo a pescare, è quello che noi stiamo facendo. Siamo con Monsignor Pasquale Morelli, che è appunto il parroco della parrocchia Maria Santissima Immacolata. Questo premio, donna dei Due Mari, ha avuto anche il sostegno da parte appunto sua, della sua parrocchia, per quanto riguarda la individuazione nel sociale della donna che si è maggiormente distinta, o una delle donne che comunque ha conferito lustro al territorio. Monsignore, le ragioni di questa scelta e la premiata. La signora che abbiamo voluto indicare, la signora Agata Papa, ha una incidenza particolare sul nostro territorio di Leporano, perché in tempi passati è stata sindaco della nostra comunità, una delle prime sindaci donna di tutta Italia, quindi dimostrando un grande coraggio e essendo andesignana anche di una compartecipazione della donna nella cosa pubblica che nel corso poi del tempo ha preso sempre più piede. La signora ha continuato poi la sua opera anche attraverso l'educazione, quindi di intere generazioni, qui nella nostra comunità di Leporano, alla legalità, alla giustizia, al bene. Per questo rimane un punto di riferimento. Certo, molti passi in avanti sono stati fatti per il recupero del genio femminile all'interno della nostra società, tanti altri bisogna farne ancora. Per questo motivo, ecco, questa eccellenza, no, che viene premiata questa sera, diventa un segno, un'anticipazione, ecco, di quello che ancora si deve compiere, di quanto le donne possano dare come contributo alla realtà territoriale, ecco, con la ricchezza del loro mondo femminile, che senz'altro è un bene aggiunto, ecco, che la società recupera. Una manifestazione certamente riuscita sotto l'aspetto scenografico, coreografico, una piazza traboccante, ma mi preme soprattutto sottolineare la valenza, il significato sociale dell'iniziativa. E con questo andiamo ora in pubblicità. Satirio per l'archeologia, 18ª edizione. Io sono Antonella Falcioni, presidente della Proloco e organizzatrice della serata, e vi passo Luciano Sardiello, il professor Sardiello, che è presidente e ideatore del premio. Un premio nel nome di Saturo, dell'antica Satirion, un nome abbastanza conosciuto nell'ambito della cultura della Magna Grecia. Un personaggio importante quest'anno. Siamo alla 18ª edizione, e quale edizione migliore si poteva verificare con la presenza qui graditissima del professor Carlo Recigno, illustre archeologo di fama internazionale. Io, come presidente del premio, ringrazio il professore della sua presenza e la comunità di Leporano le è grata. Ringrazio io voi per questo invito, è sempre un piacere tornare nei posti che sono stati il luogo e lo scenario della più antica civiltà dei Greci in Occidente. E tornare qui nella zona di Taranto, a Leporano, visitare il castello, è sempre, per chi si occupa di archeologia e chi si occupa soprattutto di Magna Grecia, è sempre un'emozione, quindi sono io a ringraziare voi per questo onore concesso. Grazie al professor Riscigno, noi come associazione Proloco di Leporano non potevamo che avere questa grande responsabilità poi organizzativa, per cui questa sera è un punto di incontro tra i grandi della soprintendenza, del Museo Marta e dell'amministrazione anche in toto, per cui noi ringraziamo l'amministrazione comunale che ci sostiene in questa manifestazione, la regione ci patrocina, ci dà il patrocinio, per cui speriamo di creare questa sinergia tra arte, cultura, spettacolo. Io invece vorrei ringraziare vivamente la commissione scientifica costituita da personalità di grande spicco, dall'architetto
Maria Piccarreta, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi, Lecce, il soprintendente archeologico di Bari, il dottor Luigi La Rocca, la dottoressa Eva degli Innocenti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il professor Mario Lazzarini, esperto in archeologia subacquea e critico archeologico, e la professoressa Giovanna Bonivento, studiosa di tematiche archeologiche. A loro va il saluto e il vivo ringraziamento come presidente del premio e come Associazione Turistica Prolocco. Grazie. Ringrazio tutti coloro che ci sostengono, coloro che credono in queste iniziative di elevato spessore culturale e pensiamo di poter offrirvi questa sera una vera sinergia di cultura, spettacolo di alto spessore. Grazie a tutti. Collateralmente al premio simbolico dedicato all'eminente dell'archeologia ci sono quest'anno dei conferimenti, dei riconoscimenti speciali a grandi esponenti del mondo del teatro. Conferiremo un riconoscimento al regista Antonio Minelli che ci delizierà con una performance della Scuola di Teatro Moody. Un premio notevole sarà dato anche a un laureato in architettura che ha eseguito un lavoro sul Parco Archeologico di Saturo, qui presente, che è Andrea Nannini insieme al correlatore Vincenzo Moschetti. Intanto grazie insomma di questo invito. È il progetto di ricerca affrontato sull'area archeologica di Saturo, è un progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, che mira quindi a restituire insomma una sorta di dignità e di fruibilità del parco archeologico e delle rovine. Andrea, magari se vuoi. Sì, senza dubbio è un progetto interessante che lavora nel solco già tracciato di altre architetture geograficamente lontane ma con caratteristiche molto simili, che sposano l'idea di un'architettura effimera che si adagiano sulle tracce archeologiche senza mai comprometterne la leggibilità, ma hanno la funzione di con grazia e delicatezza ricostruire i volumi e gli antichi spazi che appunto un tempo rappresentavano. Un progetto sicuramente interessante e stimolante da poter lavorare qua. Prego. Grazie. E altro conferimento al violinista Francesco Greco, alla dottoressa Cannella musicologa, e al dottor Tramonte. Francesco Greco, qui questa sera conferiremo un riconoscimento speciale come talento della musica. Che dire, grazie inaspettato, qualcosa di bello, la cultura fa sempre bene, noi nel nostro piccolo siamo una piccola azienda, l'ensemble, un grazie alla dottoressa Falcioni, insomma grazie a tutti, Leporano. Grazie a te, Francesco. Vi risentiremo alla fine della serata, grazie a Francesco che però, grazie Fabio, resta qui sul palco perché nell'ambito della Satirion per l'archeologia c'è una segnalazione di merito artistico a Francesco Greco. Ve la leggo. Francesco Greco, dopo aver conseguito il diploma e la laurea di secondo livello in violino presso l'Istituto Musicale Paisiello di Taranto, si è perfezionato alla scuola del maestro Sergei Diachenko di Roma, si pronuncia in questa maniera. Ha partecipato a vari concorsi nazionali e si è esibito come solista in varie formazioni orchestrali accanto
a musicisti del calibro di Stefano Milenkovic e Andrea Griminelli. Con il tenore José Cura ha registrato il CD Passione di Padre Pio. Solista, dotato di particolari ed eccentrici virtuosismi, vanta importanti esibizioni in Italia e all'estero. Insegnante di violino, ha profuso passione e impegno nella formazione musicale dei giovani allievi. Fondatore, arrangiatore e base della Francesco Greco Ensemble, ha registrato negli studi del Valentino Master Recording il disco Suoni del Mediterraneo. Nell'agosto 2012 ha vinto il premio internazionale Clio 2012 come musicista dell'anno. Nel novembre dell'anno successivo ha pubblicato con successo il CD La Voce dell'Anima, in cui ha voluto far conoscere il violino come strumento eclettico, ricco di immagine fantascientifica, con suoni magici dagli effetti sorprendenti. Francesco Greco. La dottoressa Yolanda Locca, per favore, qui sul palco, consegna questo bellissimo riconoscimento, un'opera dell'artista Aldo Pupino, che raffigura Satiria sul destino. Le parole meglio evitarle, solo grazie, grazie a tutto il popolo che ci segue, che fa crescere questo marchio che è l'ensemble di Francesco Greco. Siamo una grande squadra, siamo una piccola azienda, abbiamo una base di 3.000 concerti nel giro di 10 anni, abbiamo visto di tutto. Io sono sincero, l'ammetto, di aver visto dal posto più brutto che si possa vedere al posto più magico, al più bello che questo. Con piacere che ti do questo premio. È stato presente all'interno dell'estate leporanese con una presenza durante la presentazione del libro di Caprarica e anche durante la presentazione del libro di Vida Carbone. È un piacere averti, grazie, sei bravissimo. Continuiamo con alcuni riconoscimenti. Il dottor Tramonte, medico chirurgo luminare della medicina, e l'imprenditore Montanaro, che è un filantropo della cultura. Allora, Satirion per l'archeologia, 18ª edizione. Io cito il nostro slogan: riconoscimento all'impegno e al valore scientifico di chi attraverso l'archeologia ha nobilitato la storia del nostro passato. Nell'ambito del Satirio, la Proloco conferisce un riconoscimento speciale al regista, attore di teatro Antonio Minelli, colui che ha realizzato nel nostro territorio la scuola di teatro Mudi. Sì, proprio questa sera vedremo una brevissima esibizione da parte dei corsisti del Teatro Mudi. Fondamentalmente è un misto, perché ci sarò anch'io con dei testi e loro avranno una creazione di alcuni movimenti tesi a raccontare un po' quello che è proprio il nostro territorio, quindi dalle usanze alle quotidianità, insomma, dell'oggi qua in Puglia. E la scuola di Teatro Mudi è una scuola che è diffusa su alcuni comuni regionali della Puglia e intende proprio questo, attraversare non solo la parte teatrale o recitativa o altro, ma anche dal movimento alla legislazione, dalla tecnica alla recitazione, ovviamente, che è la base poi per ogni corsista. E noi quest'anno continueremo con il secondo anno della scuola di teatro Mudi. Quindi siamo onorati di premiare Antonio Minelli. Grazie. Thank you.
presente con grande onore e grande orgoglio per noi la dottoressa Aiva degli Innocenti, dirigente del Museo Marta di Taranto, a cui passo la parola per una breve considerazione. Siamo molto onorati di aver fatto parte del comitato scientifico del premio per la seconda volta, quindi siamo anche molto onorati di aver scelto appunto una persona che tra l'altro ha lavorato molto al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, quindi è veramente un grande onore per noi. Quindi come una bellissima occasione che sempre si rinnova tutti gli anni di questo premio prestigioso a cui il Marta è molto onorato di partecipare. Accanto a me, con grande onore, il soprintendente dottor Luigi La Rocca. Anche al dottor La Rocca due brevi paroline. Sì, anche per me è un grande piacere. Insomma, io, avendo diretto la Soprintendenza Archeologica della Puglia per qualche anno, ho partecipato più volte sia alle riunioni del comitato scientifico che diciamo individua e seleziona i premiati, sia anche alle manifestazioni di chiusura. È sempre molto, molto emozionante, soprattutto essere a Leporano, che è un luogo cardine dell'archeologia tarantina, no? Per la presenza del parco archeologico e dell'area archeologica di Siatirion, a cui il premio è dedicato, e quest'anno diciamo, è stato attribuito ad uno studioso eminente dell'archeologia della Magna Grecia, come diceva la dottoressa degli Innocenti, che ha partecipato anche all'allestimento di una sezione del Museo di Taranto ed è uno dei massimi esperti dell'architettura sacra greca e tarantina in particolare. Satirio per l'archeologia è patrocinato dall'amministrazione di Leporano, il sindaco è il nostro supervisore e colui che continua fortunatamente e felicemente a credere nella nostra iniziativa. Sindaco, due parole di incoraggiamento per questa serata. Beh, senz'altro dobbiamo ringraziare come al solito la Prologo, perché è la professoressa Falcioni che la presidente di questa associazione, che comunque ben si è comportata e ben si comporta. E chiaramente porta avanti il premio Satirion con tanto impegno insieme al professor Sardiello, quindi questo non può fare che piacere all'amministrazione, che comunque, con piacere, ripeto, e con onore condivide questo passaggio, questo evento che per noi è importante, quel premio dell'archeologia. Quindi siamo proprio nella terra del Satirion e quindi è bene che il premio all'archeologia si protragga nel tempo e venga incentivato. Noi siamo i primi, forse gli unici a chiaramente sponsorizzare, fra virgolette sponsorizzare, il premio Satirion, e lo faremo sempre. Grazie. E noi siamo veramente grati al nostro sindaco. Allora, il 18° premio internazionale Satirion per l'archeologia ha un emblema molto importante, che è l'immagine della ninfa Satiria. La ninfa Satiria è la ninfa eponima, cioè Epicoria, che ha dato appunto il nome alla località di Saturo. Lo scultore Aldo Pupino ha realizzato una lastra realizzata in lavorazione toreutica sbalzata e cesellata, che dall'inizio del premio è l'emblema del premio dato all'archeologo, quest'anno l'archeologo, illustre archeologo Carlo Rescigno, molto conosciuto per la sua ricerca sul Tempio di Apollo a Pompei. Oltre all'immagine della ninfa Satiria,
ci sono anche i riconoscimenti speciali a personalità del mondo della cultura, del mondo dell'arte, e a questi personaggi vengono dedicati i medaglioni. Quindi anche in questi medaglioni è sempre l'immagine della ninfa seduta appunto sul delfino, quindi è un'immagine mediterranea. La ninfa rivive nel premio Satyrion per l'archeologia e si auspica che questa immagine sia anche il prodromo per una ulteriore valorizzazione del territorio ed in particolare del santuario della sorgente della ninfa. Polifemo sta dando grande spazio agli eventi estivi che si stanno tenendo in terra ionica, proprio perché rappresentano uno strumento per la crescita, per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo a Faggiano, nella splendida location della Cambussa, con piazza adiacente e antistante. Una iniziativa davvero significativa chiamata Faggiano in Rosa, Donne e Rivoluzione, ossia la premiazione di quelle donne che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a varie sfaccettature sul nostro territorio. È un'occasione davvero importante, perché si parla tanto di parità uomo-donna e proprio queste manifestazioni hanno un ruolo determinante in questa lunga lotta. Siamo nel 2017, ci avviamo verso il 2018, ma tante ingiustizie, tante discriminazioni relative appunto alla differenza uomo-donna purtroppo esistono e persistono. E allora abbiamo voluto veramente portare qui le nostre telecamere, dare il nostro impegno in una bella, in una calda ma non troppo serata estiva. Lo dovevamo, perché si tratta di una battaglia giusta e Polifemo sposa le battaglie giuste. Milena Capuzzimati, la mente creativa, l'organizzatrice di questa splendida serata Faggiano in Rosa e Donne e Rivoluzione, una donna che ha voluto dare impulso all'impegno profuso da altre donne nella vita quotidiana, nel sociale, nella politica, in ogni giorno della propria esistenza. Certo, io ho voluto fortemente organizzare questa manifestazione perché Faggiano per una sera, per una notte si vestisse di rosa e per dedicarla alle donne. E non ho scelto insieme al professor Dubla come tema la violenza sulle donne, è un tema che io reputo un po' scontato e che va più che altro ad alimentare quelle menti che poi da menti che io, inumane, diventano dei veri e propri eroi. Quando ho chiamato il professor Dubla per scegliere la tematica, mi ha detto subito donne e rivoluzione. Subito sono rimasta affascinata da questo tema e proprio stasera da Faggiano deve partire la rivoluzione delle donne, perché tanto è stato fatto, ma c'è ancora tanta altra strada da fare per le donne. Basti pensare che esiste una legge che è riguardante le quote rosa, vuol dire che non siamo ancora arrivati laddove, quindi strada da fare, coalizziamoci. Le donne non sono una specie protetta, ma devono avere la propria dignità, quindi anche a mio avviso è, come dire, delegittimante istituire le quote rosa. Sarebbe come costituire le quote azzurre, come costituire le quote azzurre per gli uomini, quando invece la parità non deve soggiacere a queste etichette, a queste classificazioni. Concordo appieno quello che lei ha detto, quindi donne, coalizziamoci, non siamo separate tra di noi, non facciamoci prendere dall'arrivare l'uno sull'altro a livello politico, coalizzandoci certamente costruiremo qualche cosa, soprattutto saremo d'esempio a quelle che sono le nuove generazioni. Grazie a tutti, grazie a coloro che hanno questa sera partecipato
partecipato al convegno e tutti i presenti. E, mi deve consentire una cosa, io devo ringraziare, ho detto anche durante il convegno, le donne di Faggiano, perché in questi giorni su Facebook mi hanno scritto, mi sono state vicine, mi hanno incentivato ancora di più a fare questa manifestazione. Questa è la prima, ma sicuramente sarà una serie di manifestazioni. Grazie. Siamo con la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, premiata questa sera nell'ambito dell'iniziativa Faggiano in rosa, donne e rivoluzione. La rivoluzione intesa come impegno personale e politico all'interno della comunità leporanese, non solo per l'intera comunità ionica. Ecco, questo suo impegno è stato riconosciuto qui. Una donna che ha voluto veramente far sentire il peso del gentil sesso in un'ottica di uguaglianza. Sì, io vorrei ringraziare Milena Capozzimati per il premio inaspettato che mi ha dato come diciamo, donna attiva sul territorio e come punto di riferimento di tutta la provincia ionica per la mia delega per quanto riguarda lo spettacolo e non solo, perché anche nell'ambito non politico. Un ringraziamento, che dire, le donne sono impegnate nel ruolo di mamme, di moglie, ma anche di lavoratrice e addirittura poi quello che faccio io in politica. Che dire, dobbiamo spenderci sempre in più. Siamo donne in rivoluzione perché diamo sempre il massimo, la rivoluzione la facciamo diciamo, all'interno delle amministrazioni, all'interno della famiglia e che dire, stasera qui è stata veramente una serata all'insegna veramente del Rosa, perché c'era anche la collega Gina Lupo, Milena Capozzimati e altre donne premiate e che dire, sono veramente soddisfatta e contenta. Faggiano in rosa, donne e rivoluzione, un'iniziativa che ha voluto e inteso premiare il gentil sesso che meglio si è distinto sul territorio ionico per l'impegno sociale e non solo. Una delle premiate è l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché consigliere comunale di Taranto. Premiato quando c'è stata la proclamazione delle motivazioni, in effetti chi leggeva ha dichiarato che era indecisa nello scegliere una motivazione in particolare, perché ve ne sono tante, partendo dall'impegno professionale e arrivando a quello sociale, all'impegno per la famiglia. Devo dire che fra tutto quello che è stato detto su di me di questo premio, mi è piaciuto soprattutto il riferimento al mio impegno nella scuola, perché quello è un impegno un po' che è passato sotto silenzio, in quanto tutte le mattine per anni io sono passato nelle scuole con i nostri bambini della città di Taranto per aiutarli nei confronti di tematiche molto serie come il bullismo, la pedofilia, quindi sentirmi dare un riconoscimento tra le varie cose, anche per il mio impegno continuo e per anni per questo mi ha fatto piacere, perché questa è la mission per me proprio che sento maggiormente, voi lo sapete perché mi seguite, quindi tengo molto ai bambini del mio territorio, a quello che è proprio l'input della mia professione, so che c'è ancora tanto da fare e quindi questo mi fa molto piacere, sono felice di aver ricevuto questo riconoscimento. Lei ha fatto riferimento anche all'attività professionale che lei svolge, a certe situazioni di donne davvero sottomesse, che hanno perso la propria identità di essere umano, di persona prima ancora che di donna. La donna che viene completamente sottomessa dal marito e che sì e no si ritrova 20 euro in tasca a settimana, non sa quanto il marito percepisce, non sa nulla, deve obbedire e basta. L'occasione di invertire la rotta, di riscattare la propria identità. Beh, questo voi lo sapete, a me fa molta impressione vedere che nel 2017, 2018 ci sono ancora donne che non conoscono l'uso di un bancomat, non sanno quanto il marito magari guadagna. È impressionante questo un po' regredire nella condizione della donna, no? Abbiamo dato forse per scontato ancora stasera si parlava di emancipazione, ancora oggi parliamo che la donna si deve emancipare, questo è qualcosa di terrificante. La parità quindi vuol dire che non è stata raggiunta, c'è in realtà un'involuzione che va di pari passo con la crisi economica. Se nella famiglia c'è crisi e c'è ancora una crisi di valori, c'è molto da lavorare. Io non lascerò mai cadere un sasso ogni volta che parlo davanti a un pubblico di donne e di uomini, per ricordare che tutto parte dai bambini, a cui va insegnato il rispetto del genere diverso, del diverso da sé. Accanto alle due signore, alle due donne premiate,
la dottoressa Yolanda Lotta e l'organizzatrice Milena Capuzzimati. Abbiamo anche il professor Ferdinando Dubla, filosofo. Come diceva l'organizzatrice, l'idea, il nomen, l'espressione rivoluzione è partita da lei, perché in effetti la rivoluzione femminile si fa sentire, però ancora oggi i tempi non sono completamente maturi, ci sono dei pali e dei paletti, lacci e lacciuoli per una parità assoluta, una parità che è in rerum natura, nella natura delle cose, nella natura in sé. Sì, donne e rivoluzioni può essere letto doppiamente. Donne come rivoluzione, la donna in sé è rivoluzione, nel senso che la donna oggi pone nel mondo contemporaneo l'esigenza di una trasformazione strutturale della società. La parità tra i sessi è una parità di genere, non una differenza. Quindi devono anche sparire molti termini che dal punto di vista linguistico, nel senso comune, in qualche modo vanno a etichettare la donna come differenza rispetto agli uomini, rispetto ai diritti. Questa sera abbiamo avuto un esempio di donne che sono protagoniste sul nostro territorio, nelle loro professioni, nei loro ruoli. Però il cammino della donna nella storia è stato faticoso, è stato travagliato e ancora oggi deve essere compiuto totalmente. Parlo nell'Occidente, ma io penso anche alle tante donne che nel mondo soffrono la loro condizione di donne. A quelle donne va sicuramente il nostro pensiero e la nostra riflessione, perché finché c'è un'ingiustizia, perché di ingiustizia bisogna parlare, non soltanto di differenza di genere come ingiustizia sociale, noi non dobbiamo avere pace qui in Occidente, anche perché tutti i fenomeni che accadono nel mondo inevitabilmente hanno un riflesso anche nei nostri territori. Faggiano in rosa, donne e rivoluzione, una delle premiate è Mirella Siena, già docente, preside, un riconoscimento a questo impegno profuso per le nuove generazioni, per i discenti. Sì, un impegno portato avanti con determinazione, un impegno portato avanti con entusiasmo, ma soprattutto finalizzato alla crescita del paese, alla crescita della comunità e al bene dei ragazzi. Ecco, io ho dato tanto, ma soprattutto ho ricevuto tanto dai ragazzi. Due generazioni di persone, non sono poche, e la maggiore soddisfazione è incontrarli ancora oggi e sentirsi dire ciao prof. E qui da Faggiano con l'iniziativa Faggiano in rosa ci congediamo, abbiamo voluto realizzare una puntata che ha così fatto un sunto di varie manifestazioni estive presenti sul territorio ionico. L'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, sempre viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e viva l'Italia Channel, canale 879 Sky. Che dire, ci salutiamo qui, alla prossima, a venerdì prossimo, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.